Si è chiusa a Cassino la 75esima edizione dei campionati nazionali universitari. Nell'ultima giornata di gare, ancora una volta, il CUS Milano è stato grande protagonista, tanto nell'atletica, dove sono arrivate altre 4 medaglie, quanto nel judo, dove ne sono state conquistate 2. Dopo la doppietta ottenuta sabato nelle staffette 4x100, domenica dalle 4x400 sono arrivati un oro e un argento. A salire sul gradino più alto del podio sono state le donne, che hanno conquistato così il titolo di campionesse nazionali universitarie, mentre l'argento è stato conquistato dagli uomini. Per Virginia Troiani, quella di ieri è stata una giornata dal doppio oro. Oltre alla staffetta, infatti, è salita sul gradino più alto del podio anche nei 200 metri. Argento, invece, per Giacomo Proserpio, nel lancio del martello. Il judo ha raccolto un argento e un bronzo. A conquistarle sono state rispettivamente Alessia Tedeschi nei 52 kg e Giorgia Bragagnolo nei 57 kg. Questi 10 giorni di grande sport si chiudono dunque con un ricco bottino di medaglie per il CUS Milano. Sono 29 in totale, di cui 11 ori, 10 argenti e 8 bronzi. La disciplina che ha raccolto di più è proprio l'atletica, con un totale di 14 medaglie, 7 ori, 5 argenti e 2 bronzi. A seguire il Taekwondo, che ne ha raccolte 6, e il judo con 3. Molto bene anche gli sport di squadra, che tornano a casa da Cassino con 4 medaglie. 2, infine, le medaglie conquistate dalla scherma. Appuntamento a questo punto a Camerino 2023.